Amici di Alex Carson, benvenuti a questo nuovo episodio dedicato al calcio estero. Come avete, abbiamo cambiato anche il titolo della rubrica su YouTube. Calcio estero mi sembrava più logico anziché i campionati esteri. Per la serie il calcio estero, che riguarda appunto i campionati esteri, oggi abbiamo scelto questa partita da trasmettere: Deportivo La Coruña Real Madrid, big match di Primera División, che verrà disputato sabato 3 ottobre in notturna, ed era l'anticipo appunto della Primera División, che nel 1992-93 è l'attuale Liga Spagnola. Ho scelto un secondo match che vedrete naturalmente in settimana, e si tratta di un big match di Eredivisie, PSV Eindhoven con il grande Romario, mentre dall'altra parte il Feyenoord. Quindi andremo appunto in Olanda a vedere questo big match. Ora ci immergiamo direttamente a Riazor per questo Deportivo La Coruña Real Madrid. Buona visione, naturalmente il commento sarà del sottoscritto. Eccoci in diretta dallo stadio Riazor di La Coruña per questo big match. Siamo esattamente, e ve lo dico subito, siamo nel weekend, sabato 3 ottobre, quindi la partita veniva giocata in notturna. Siamo esattamente alla quinta giornata di campionato, esattamente come nel campionato di Serie A. Quindi dopo la quinta, che avete visto appunto, di Serie A della stagione 92-93, ora siamo in Liga Spagnola. Era l'anticipo e si giocava in notturna. Il Deportivo si schiera con Liaño, Albistegi, Nando, Mariano, Djukic, Mauro Silva, López de Carte, Ribera, Claudio Barragán, Fran e Bebeto. Questi gli 11 di Arsenio Iglesias. Risponde Benito Floro con i suoi 11: Haro, Nando, Lasa, Rocha, Sanchis, Hierro, Luis Enrique, Mitchell, Zamorano, Prosinecki e Villaroya. Fuori Butragueño, quindi Benito Floro tiene fuori Butragueño e schiera il giovane Villaroya a sinistra, Mitchell a supporto di Zamorano, unica punta. Vediamo subito il Deportivo che inizia la partita attaccando dalla nostra sinistra, da sinistra a destra per intenderci. Stavo facendo un errore in stile Noaro. Attenzione, subito si inserisce López de Carte e subito scaldano le mani a Caro, che mi sa lo attende una serata di particolare lavoro, perché qui il Deportivo è subito aggressivo. Mauro Silva, Fran, López de Carte appoggia per Ribera. Fran, lo vediamo molto attivo il numero 10, Mauro Silva, si gira Claudio, il tiro, e Caro guarda la palla uscire, ma è stato un tiro molto pericoloso e se la sta prendendo con la sua difesa, perché il Deportivo si sta già avvicinando troppo al limite dell'area. Qui Sanchis non tiene Claudio Barragán e il tiro però va fuori di poco. Manovra ora il Real Madrid col brasiliano Ricardo Rocha. Tre nazionali brasiliani in campo, due per il Deportivo La Coruña con Mauro Silva e Bebeto, e uno per il Real Madrid con Ricardo Rocha. Va ora Sanchis per Lasa, si allarga a sinistra il terzino del Real, punta López de Carte, cross dall'altra parte per Luis Enrique, Hierro. Ora risponde il Real Madrid, va Mitchell, prova il tiro da fuori, attenzione Luis Enrique, fermato da Mauro Silva, libera Fran, ora in affanno la difesa del Deportivo. Ritmi subito altissimi, ma la Primera División ci ha abituato a questa qualità di calcio. Qui intanto Lasa non controlla la palla di Prosinecki, forse un po' troppo violento il passaggio di Robert Prosinecki, non viene controllato da Lasa. López de Carte, Albistegi, Ribera. Le squadre, giusto a ricordarlo, sono le stesse che giocarono quella partita. Va ora intanto l'intervento di Sanchis per Villaroya, però palla in fallo laterale. Alla battuta Mariano, Ribera per Mauro Silva. Va il brasiliano, cerca di far proseguire Ribera, non ha però le qualità da rifinitore il numero 8.
oggi schierato a centrocampo, Libera, notoriamente è un difensore centrale. Va ora Prosinecki, Mitchell per Zamorano, intercettato da Ribera, che ha proprio quella funzione di agire davanti alla difesa per contrastare i passaggi che arrivano appunto verso l'area di rigore, verso il campione cileno Zamorano. Lancio ora di Ribera per Claudio Barragán, che prolunga, ma Lasa fa buona guardia. Rocha, Hierro, ora fase un po' di stanca di questo primo tempo. Rocha per Nando, attenzione perché su quella fascia gioca sia Nando, terzino destro del Real Madrid, sia Nando, terzino sinistro del Deportivo La Coruña. Zamorano intanto ma viene sorpreso dal recupero di Mauro Silva. Tanto grande stacco di Sanchis ad anticipare Claudio Barragán. Zamorano prova la torre, non c'è nessuno. Djukic per Nando, va ora al Bisteggi. Lopez le carte, Mariano, Lasa per Sanchis. Fase ora un po' di stanca, Real Madrid cerca di fare possesso palla soprattutto per non dare la palla appunto al Deportivo, che è forte soprattutto nelle ripartenze, nel gioco di prima voluto da Arsenio Iglesias. Va ora Djukic, bel proseguimento di Fran per Nando. Luis Enrique interviene, Hierro, Mitchell, Ricardo Rocha, lancio sulla sinistra per Lasa che spinge tantissimo. Prosinecki per Luis Enrique, fermato da Mauro Silva in pressing, e contropiede per Bebeto. Attenzione al brasiliano, va Bebeto, il tiro e la palla finisce in rete toccando il palo interno, ma il vantaggio è meritato per il Deportivo, che sicuramente ha costruito leggermente di più rispetto al Real Madrid. Ma guardate Mauro Silva, bello intervento, tra l'altro si è lamentato il giocatore del Real Madrid che ha perso palla con l'arbitro, lo vedete, lo vedrete forse anche nel prossimo replay. Ecco qui Luis Enrique si lamenta con l'arbitro, no, non si vede, e Bebeto prima difende palla e poi destro secco a battere Haro. Vantaggio del Deportivo La Coruña per 1-0. Vediamo ora Real Madrid se riuscirà a gestire meglio la palla, perché le ripartenze del Deportivo sono veramente micidiali. Va ora Sanchis, Mitchell largo a destra accennando, servito Luis Enrique, messo giù, tutto regolare secondo l'arbitro. Finisce il primo tempo, vantaggio del Deportivo per 1-0, gol di Bebeto al 42esimo. Ci rivediamo per il secondo tempo. Rieccoci a Riazor per il secondo tempo di Deportivo La Coruña Real Madrid. Deportivo in vantaggio al 42esimo del primo tempo con Bebeto su assist di Mauro Silva in un'azione di contropiede. Fran ora intercetta la palla di Nando e va a recuperarla. Ancora il numero 10, vede Bebeto, Mauro Silva. Tutto di prima gioca il Deportivo La Coruña. Attenzione però che riparte il Real Madrid con Prosinecki per Zamorano. Appoggio per Mitchell. Si ferma un po' l'abbrivio dell'azione. Lasa a sinistra, cerca di andare via Mariano. Prova il cross in mezzo, Mariano respinge. Calcio d'angolo a favore dei Blancos. Va alla battuta Prosinecki. Va al numero 10 del Real Madrid, cross in mezzo, la palla resta lì, libera la difesa del Deportivo. Attenzione perché Lasa c'ha ancora palla e viene bloccato Mauro Silva. Attenzione al contropiede, Claudio, va Claudio Barragán per Bebeto. Arrivano in massa ora quelli del Deportivo. Ribera per Fran, attenzione alla fantasia del numero 10 del Deportivo, fermato però Ribera da Mitchell. Va via Zamorano, che però è troppo solo ed è attorniato da almeno tre difensori. Tanto Sanchis, bell'anticipo su Claudio.
Va ora Villaroia, fermato da Lopez Recarte, da Ribera, scusate. Jukić, partita con ritmi molto alti, anche se ci sono state, oltre al gol e qualche tiro, poche occasioni da rete. Lancio lungo per Nando, di Nando per Claudio. Va ora Nando del Real Madrid. Zamorano appoggia per Mitchell. Prosinecki. Lasa che si fa largo e subisce un fallo da parte di Ribera. Calcio di punizione a favore del Real Madrid. Va ora la battuta Mitchell, libera la difesa del Deportivo, ma ancora Real in attacco. Hierro, Luis Enrique, va al numero 7 che oggi sostituisce Butragueño. Fran intanto, lancio lungo per Bebeto, attenzione, contropiede, Claudio si presenta davanti a Caro, il tiro ed è raddoppio, splendido, efficace e micidiale contropiede del Deportivo La Corugna, che porta sul 2-0 i padroni di... e Claudio porta sul 2-0 i padroni di casa. Ma guardate, in tre passaggi Bebeto, lancio bellissimo e perfetto per Claudio, gran destro, micidiale. Non può nulla Haro, forse nel momento più di pressione del Real Madrid. Il Deportivo trova il 2-0, ma lasciare questi spazi a quei due lì davanti è praticamente letale. E Claudio questa volta non ha perdonato Haro. 2-0. Va ora Zamorano, Sanchis, Prosinecki, Lasa. Si fa vedere Villaroia. Si fa vedere anche Lasa in sovrapposizione, eccolo servito. Va ora il terzino che si accentra, Mitchell prova il tiro da fuori e ancora una volta viene fermato. Hierro però su Bebeto. Ora il Real Madrid attacca in massa per cercare di rimettere in piedi la partita. Va Zamorano che si gira bene. Attenzione, e forse è calcio di rigore o è calcio di punizione dal limite. Ma se è calcio di punizione dal limite, come sembra sia decretato dall'arbitro, è veramente fuori di pochissimo. E qui Mauro Silva ha rischiato, anzi Ribera ha rischiato tantissimo, perché qualche centimetro in più in là e si era sopra la linea. Ah no, e si era sopra la linea. Intanto è uscito Villaroia, va Mitchell su calcio di punizione, respinto dalla barriera. Nando, Mitchell per Lasa che si fa vedere tantissimo, mezzo in mezzo, Zamorano spreca la palla del 2-1 Ivan Zamorano. Bella l'azione come si era sviluppata da destra a sinistra. Guardate Zamorano completamente libero, ma la palla finisce alta. Alla battuta Liagno, abbastanza inoperoso nel primo tempo. Va ora Bebeto per Fran. Attenzione il Deportivo, Claudio difende palla, ma Chierro interviene, la butta via però malamente. La palla finisce in fallo laterale a favore del Deportivo La Corugna, che può ora cercare di gestire la partita per i minuti finali. Palla intanto rubata a Ribera, Zamorano per Mitchell. Arrivano i compagni del Real in massa. Luis Enrique, Zamorano, arretrato il cileno. Va ora Mitchell, tiene palla Mitchell, però troppi difensori del Deportivo in mezzo all'area di rigore che si stringono per stringere le maglie e soprattutto non lasciare spazio. Tanto entra Butragueño ed esce Zamorano. Luis Enrique, Riccardo Rocha, ancora per Luis Enrique. Lancio sulla destra, impreciso, e esce anche Luis Enrique ed entra Paco Llorente. Va ora Mauro Silva, Albisteggi, Ribera.
Mauro Silva ancora, appoggio a destra di Claudio per Lopez Recarte. Mariano. Lancio di Martin Vasquez intanto per Butragueño. Lasa. Va il numero 3 fermato da Mariano. Ottimo duello quello lì sulla destra difensiva del Deportivo. Lasa da una parte, Mariano dall'altra. Lasa si può dire uno dei migliori in campo del Real Madrid. 3 minuti di recupero, intanto Mauro Silva ferma, attenzione al contropiede. Bebeto, Ribera, Fran d'esterno sinistro per Claudio, attenzione il cross in mezzo, Bebeto! E Haro mette in calcio d'angolo per evitare la terza capitolazione. Bella l'azione in verticale. Guardate l'esterno di Fran per Claudio. Il Deportivo ha sempre giocato a due tocchi quando era ora di andare in contropiede, con risultati splendidi perché entrambe le occasioni, entrambi i gol sono azione da contropiede. Alla battuta Fran per Mariano, cross in mezzo, impreciso la palla. Rischia di sorprendere Haro, che però finisce sul fondo di poco. Scaduti i 3 minuti di recupero e non c'è più tempo. Al Riazor finisce 2-0, gol di Bebeto e Claudio. Nella realtà finirà 3-2, sempre per i padroni di casa, sempre con i gol di Bebeto, doppietta e l'autorete di Riccardo Rocha. Mentre dall'altra parte segnarono Hierro e Ivan Zamorano. Spero vi siate divertiti, amici. Se vi siete divertiti, naturalmente un bel like. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti. Ci rivediamo per la gara di Eredivisie PSV Eindhoven Feyenoord. Ciao a tutti.